Avremo. E allora? Beh, mi sono finito le sigarette, vaffanculo, va. Senti, e niente, no, vabbè, sono, ho avuto un poco da fare perché. Sono stato ad impazzire per trovare un Fiat Cubo Trekking, capito? Quello furgonato praticamente per il trasporto persone. E mi sono perso tutto il pomeriggio appresso a sto furgone. Comunque alla fine ce l'ho fatta, l'ho trovato. Vabbè, ci ho guadagnato un caffè, dai. L'importante è movimentare qualcosa, e ora devo andare a prenderlo. E penso che andrò non domani, dopodomani, perché domani è giovedì, quindi andrò venerdì a prenderlo. Eh sì, non ce la faccio, devo andare a Conversano, più su di Casa Massima, tu la chiami Casa Massina, Casa Massima, no, io invece devo andare a Conversano. E niente, l'importante è che abbiamo fatto qualcosa oggi, E poi niente, poi è venuto questo signore che poi lavori, che poi praticamente è un nostro ex operaio, ha lavorato con noi fino a 18 anni e poi non si poteva mantenere più e gli trovammo un altro lavoro e lo mandammo da un altro, insomma. Però viene sempre qua, single, per scelta. Vabbè. E niente, quindi abbiamo concluso questa cosa, dai. Meglio, come si dice, meglio un uovo oggi che una gallina domani, capito qua? Senti, e poi niente, poi come mai questa febbre a 39? Vabbè, può essere pure il fatto della gola, perché è normale quando si infiamma la gola. È così con le mie. Alla fine ti si arrossa la gola, e quella ti porta febbre alta. Vabbè, basta che riesci ad ingoiare, così almeno puoi mangiare. Quindi negativo. Buonasera. Non c'è problema, puoi tenere pure 5 ore. Ciao. Signore, che ha parcheggiato la macchina davanti alla sala cinese. Eh sì, no, perché sai cos'è, alla fine vedono ancora da fastidio. No, ma adesso abbiamo chiuso. Senti, ti stavo dicendo, vabbè, quindi negativo anche. E no, io più che altro volevo sapere questo fatto delle piastrine qua che si abbassano, insomma. Che cosa ti hanno detto, cosa non ti hanno detto. Capito? No, il fatto che oggi, mo, mi stavo ricordando il fatto che hai detto l'anta, no, non c'è problema. Era una semplice frase praticamente, riportata su uno stato. E te l'ho già spiegato. Ti ho detto. Sono delle frasi che tu leggi ed effettivamente poi è così, capito? Quando uno ti dice adesso non ho tempo, adesso non posso farlo, adesso questo è sinonimo praticamente di uno che non vuole fare un cazzo praticamente, perché dico sempre, ma è vero questo fatto? Cioè, il tempo lo si trova, se uno vuole il tempo lo trova a fare tutto. È impossibile che uno non trova del tempo. Poi ci sono altre situazioni che invece sono diverse, tipo ad esempio io non posso andare, che ne so, a Bari perché non ho possibilità, magari perché non ho il mezzo o perché addirittura non ho i soldi per mettere per farti chiedere il gasolio. Allora, quella si chiama impossibilità. È diverso dal fatto, ma è una impossibilità reale.
è diverso dal fatto che uno dice: puoi andare a piedi in farmacia qua a prendermi due gocce, e uno ti risponde magari, dice: no, non ho tempo, non posso andare. Allora, quella è mala volontà di fare le cose, ma no, è solo questo. È una cosa così, una cosa scema, insomma, non ha nessun fine. Va bene? Beh, io mo vado a mangiare cuore. L'Anto mi sa che sta di nuovo qua a mangiare stasera, perché la nonna l'ha stressato la vita, ha detto che sta qua a mangiare. E quindi mo vado a vedere, perché già mi ha chiamato, ha detto: vedi qua l'acqua. Mo devo andare a venire un po'. Ma boh. E niente, tu riposa di cuore, capito? Mangia, riposa, facciamo queste cose. Vediti una partita, una cosa. Ma boh, ci sentiamo dopo per la buonanotte. Ok? Beh, mi raccomando, guarda. Ma mi sono rotto i coglioni di vederti là seduto in quel letto, guarda. C'ho veramente i coglioni bianchi. Basta, non ti voglio vedere più seduto a quel cazzo di letto, ma c'ho i nervi, guarda, che... Mamma mia, cioè, è che quello stronzo che così vuole essere chiamato non mi apre la porta, no, da mo' è che sarei venuto lì a prenderti in braccio e a farti alzare, a metterti sulla sedia, a portarti in giro, a schizzare, mannaggia la miseria, arrivasse subito sto periodo, mannaggia, lo sto aspettando veramente con ansia, non ce la faccio più. Ti devo venire a sollevare da dentro al letto. Non ti voglio vedere più allettato. Non ti voglio vedere più allettato. Ecco perché io devo entrare. Ti devo prendere in braccio. Non ti voglio vedere nel letto più. Ma ciao, cuore mio. Un bacio, un cuore e un abbraccio. No, così. Un abbraccio. Vado a comprare le sigarette. Ma no, ciao, cuore mio. Ciao. Sure.